of this video months ago. Funzioni correttamente,
necessario che non la luce che incide non sia polarizzata, non sia comunque polarizzata dentro linearmente, dentro una certa direzione, per cui si seleziona prima una certa polarizzazione della luce che serve a tagliare, come vi dicevo, delle componenti che danno fastidio, le componenti dei riflessi, ad esempio, oppure delle componenti di luce diffusa dal cielo, quindi per aumentare il contrasto del cielo e cose simili. E poi però, ottenuto questo, la luce uscente viene di nuovo, in un certo senso, depolarizzata e restituita in polarizzazione circolare. Ora vi spiegherò brevemente cosa vogliono dire queste cose. E quindi si usano due materiali diversi. Penso che questo filtro sia costituito da due diversi materiali sovrapposti. Il primo, un materiale di Croico, che ora vi spiegherò cosa fa, che permette di selezionare una certa direzione e quindi di tagliare la luce polarizzata in una certa direzione, restituirla soprattutto alla componente polarizzata negli altri sensi, diciamo. E poi invece quella che si dice fisicamente una lamina quarto d'onda, questa lamina quarto d'onda è una cosa molto particolare, che ha, è un materiale birifrangente che ha due coefficienti di rifrangenza diversi, per cui le onde all'interno si diffondono con uno sfasamento, con una differenza di fase a velocità diverse, per cui se ne escono praticamente. Insomma, il risultato è che, dando da mangiare, dando in pasto a questa lamina quarto d'onda una luce polarizzata linearmente, per lo più la lamina quarto d'onda restituisce invece una luce che è polarizzata circolarmente e quindi che si sposa bene, diciamo, con le funzionalità dell'autofocus e permettono alla macchina fotografica di funzionare. E una volta questi filtri invece non avevano questa seconda ripolarizzazione circolare per togliere la polarizzazione lineare e restituirne una circolare. Ora vi starete chiedendo di cosa sto parlando, cosa vuol dire polarizzazione circolare, lineare, eccetera. Cos'è la polarizzazione della luce? Ora tenterò di spiegarvelo molto brevemente. Praticamente la luce è nient'altro che una radiazione elettromagnetica, come dovreste sapere di cosa si tratta. Praticamente nello spazio c'è un campo magnetico ed un campo elettrico, quello che si può anche chiamare campo elettromagnetico, che vibrano. In particolare vuol dire che il vettore dell'onda procede, la testa del vettore procede creando proprio un'onda, praticamente con una funzione di sinusoide. Se avete fatto il liceo, una scuola superiore, sapete cosa sono i seni e i coseni e sapete che una funzione seno e coseno è praticamente una funzione. Un attimo che metto a fuoco. Una funzione che disegna un'onda, così come un'onda del mare nello spazio. Cosa succede però? Queste onde possono diffondersi nello spazio vibrando in un piano oppure in un altro. In genere per un'onda elettromagnetica si va a vedere in quale piano vibra la componente elettrica, quindi il vettore elettrico dell'onda. Questo vettore può continuare a vibrare in un unico piano. Ad esempio, se l'onda sta venendo in questa direzione, lungo il mio indice, sta venendo verso di voi, dalla punta del mio indice verso il vostro naso, e l'onda procede così. Il vettore elettrico, facciamo sempre che l'indice sia il mio vettore elettrico, può vibrare lungo questo piano, quindi un piano messo così. Un piano messo così. Se questo vettore del campo elettrico continua a vibrare solamente così, lungo questo piano che è la mia mano, si dice che la polarizzazione è lineare perché la testa del vettore del campo continua praticamente a cambiare, a vibrare lungo una stessa linea,
Se invece lo guardate da questa parte, vedete l'onda, ma se guardate l'onda che procede verso di voi, vedrete una linea, praticamente il vettore campo che oscilla lungo una linea, e questa linea definisce la direzione dell'oscillazione del campo elettrico della luce che vi sta arrivando. E quindi cosa significa? Significa che la luce che vi arriva può essere polarizzata, la polarizzazione praticamente è la direzione di questa oscillazione del campo. La luce che vi arriva può essere polarizzata in secondo diverse direzioni, potrebbe oscillare su questo piano o sul piano perpendicolare, ad esempio. L'onda potrebbe fare così e oscillare su questo piano e quindi arrivarvi sempre così, oppure per un piano messo a 45 gradi rispetto a quelli che vi ho fatto vedere. Oppure per un piano spostato così, o così, o così, o così, o così, o così, o così, praticamente ruotando la mia mano in tutti i sensi, voi ottenete tutti i piani di polarizzazione che può avere la luce. E i due principali però sono questi due incrociati, ovvero quello verticale e quello orizzontale. Cosa vuol dire? Che queste due principali polarizzazioni lineari, lineare verticale, lineare orizzontale, forniscono quella che si chiama una base per la polarizzazione. Vuol dire che le componenti di queste due, qualsiasi altra polarizzazione voi abbiate, potete ricostruirla attraverso le proiezioni lungo questi due assi, come i famosi, pensateli come i famosi assi di Cartesio, gli assi cartesiani. Se voi avete un punto da qualsiasi altra parte, proiettate le componenti e attraverso le sue componenti sui due assi X e Y potete ricostruire la posizione di quel punto. Quindi anche un'onda che vibri in qualsiasi altra direzione si può scomporre secondo questi due piani principali, uno perpendicolare rispetto all'altro, queste due polarizzazioni lineari. Però cosa succede in generale? In generale la luce che voi vedete, che noi vediamo tutto il giorno e che state vedendo anche voi adesso, in questo momento, che vedete qui diffusa, questo tipo di luce che proviene dal sole, da tutta la natura che ci circonda, è prevalentemente una luce polarizzata in tutti i modi possibili, che contiene tutte le polarizzazioni lungo tutti i piani possibili. Perché succede questo? Perché è una luce incoerente e che deriva dall'oscillazione di un'infinita quantità, di una quantità grandissima di piccoli atomi, gli atomi del Sole, ad esempio, che vibrano tutti in un particolare modo. Quindi ognuno di questi piccoli atomi che vibrano emettono luce con una determinata polarizzazione, quindi luce che vibra in una direzione determinata. Però mettendo insieme tutti questi miliardi e miliardi di atomi che emettono luce, ognuno con una polarizzazione differente, ciò che otteniamo è una luce polarizzata in maniera casuale, si può dire, in maniera complessivamente incoerente, quindi non lineare. La polarizzazione più generale che si può formulare per la luce sarebbe quella ellittica, ma adesso non vado nei particolari. Però un altro modo importante, invece, una sottospecie della polarizzazione ellittica è quella che si chiama polarizzazione circolare, per cui arriviamo anche al discorso che vi stavo facendo prima di cosa sia la polarizzazione circolare. La polarizzazione lineare, quindi, il vettore campo elettrico che continua a oscillare lungo una linea. Invece, se la polarizzazione è circolare, il vettore campo elettrico continua a variare lungo un circolo. La testa del vettore praticamente compie tutto un circolo e continua a girare, a girare. E praticamente l'onda elettromagnetica che arriva verso di voi, cosa fa? Non oscilla lungo uno stesso piano. Non oscilla lungo una stessa linea, ma continua a girare, a girare e a girare. Quindi, man mano che si avvicina verso di voi, come sto facendo adesso, parto da qui. Fate conto che praticamente la punta del mio dito indice sia la testa del vettore campo elettrico che continua a girare, e però mentre gira, l'onda avanza verso di voi. Quindi
Quindi quello che vedrete nello spazio, cos'è praticamente? È un'elica, è un moto elicoidale. Se andate a guardarlo da qui in parte, se mettete i vostri occhietti da questa parte e guardate questo moto, non è un moto che rimane fermo qui circolare, ma siccome l'onda avanza verso di voi, alla fine girando così, produce un'elica, come il DNA. E quindi cosa succede? Succede che praticamente voi se la guardate qui vedrete al vettore campo continuare a fare un circolo, al vettore campo elettrico, e per questo si dice polarizzazione circolare, mentre se la guardate da questa parte vedrete che l'onda fa un'elica. L'elica è la somma dei due moti, il moto lineare verso di voi e il moto circolare in un piano perpendicolare al vostro di osservazione. È importante la polarizzazione circolare perché può essere anche questa espressa in due diversi modi. Infatti, il mio indice può girare in questa maniera. Quello che voi state guardando è... Cos'è? È il senso orario. Può girare in senso orario, oppure può girare così, può girare in senso anti-orario. Quindi anche per la polarizzazione circolare esistono due diversi tipi, quella oraria e quella anti-oraria, oppure si può anche dire quella levogira ed estrogira, insomma, a seconda della parte da cui sta ruotando la testa del vettore. E quindi si può dimostrare che anche con le due polarizzazioni circolari, destrorza e sinistrorza, orario antiorario, come volete chiamarla, costituiscono anche queste due una base per tutte le polarizzazioni. E quindi anche una polarizzazione qualsiasi lungo un certo piano che io posso avere, una lineare, ad esempio, una polarizzazione lineare lungo un certo piano, può essere in verità espressa come somma di due polarizzazioni circolari. E comunque la polarizzazione circolare non è lineare, nel senso che appunto il vettore alla fine oscilla cambiando piano in continuazione, quindi non rimane lineare lungo lo stesso piano, ma il piano di oscillazione del vettore continua a cambiare e fa tutto un circolo. Quindi quello che vi dicevo all'inizio di questo filtro, cosa voleva dire? Praticamente questo filtro è costituito di due materiali. Il primo è il foglio Polaroid che crea una polarizzazione lineare della luce, o meglio, taglia la luce che è polarizzata verso una certa direzione e trasmette per lo più quella polarizzata in direzione opposta, cioè a 90 gradi con quella. Cioè se il filtro taglia questa componente, verrà per lo più trasmessa questa e poi man mano via via meno anche quelle, secondo quella che si chiama la legge di Malus in fisica, anche le altre componenti, che varia con il coseno dell'angolo, per questo si può ruotare. Quindi c'è questo filtro Polaroid che fa semplicemente questo, mentre il filtro, la lamina quarto d'onda che vi nominavo, è fatta in modo tale che dalla polarizzazione lineare che viene trasmessa dal filtro vi restituisce una polarizzazione continua circolare. E questo non provoca problemi al sistema di autofocus della macchina, per questo è fatta così. Poi vabbè, tutti questi filtri si possono usare in varie maniere. Ad esempio, in fisica si usano usare due filtri Polaroid incrociati che analizzano, che tagliano la luce attraverso una certa direzione, perché così si può arrivare anche ad oscurarla quasi completamente, praticamente. Nel senso che se si incrociano due filtri Polaroid, uno taglia la luce secondo la luce polarizzata in questa direzione e quindi può
poi si trasmette una luce che è prevalentemente in questa direzione e dopo si mette a valle di questo un altro filtro Polaroid che è a 90 gradi con quello di prima e quindi taglia prevalentemente la direzione che c'è già. Quello che succede è che la luce che viene trasmessa è praticamente pari a zero e quindi si arriva ad avere il buio. Due filtri Polaroid incrociati a 90 gradi producono il buio, tagliano praticamente tutte le componenti della luce che sta arrivando. E in questo caso questo sistema in fisica viene chiamato analizzatore e il primo filtro Polaroid definisce la polarizzazione della luce. Se si ha una luce polarizzata casualmente in entrata, definisce una certa linea di polarizzazione, la polarizza in un certo senso, però per capire in quale senso è stata polarizzata, ad esempio, è necessario avere a valle un ulteriore filtro Polaroid che possa essere ruotato. Ok, non so perché io abbia perso tutto questo tempo a spiegarvi queste cose, non so se le abbiate capite, però le spiegazioni sono queste e magari vi ha fatto comunque piacere o vi ha addormentati sentirmi parlare di fisica e di cose di questo tipo, sussurrare per delle mezze ore. E ora torniamo al nostro filtro semplicemente. E cosa succede? Come vi dicevo, è utile per filtrare, per tagliare parte della luce che abbiamo, che si diffonde nell'ambiente, che invece di essere polarizzata casualmente, come quella che ci arriva direttamente dal sole, siccome è luce che fa delle altre cose, ad esempio si riflette su dei vetri o su degli specchi o delle superfici riflettenti, oppure viene diffusa dalle particelle dell'atmosfera terrestre o dalle goccioline che sono sospese nell'atmosfera, questa luce viene riemessa e siccome questa luce viene riemessa, solitamente viene riemessa non più in polarizzazione casuale lungo tutte le direzioni, ma viene riemessa lungo direzioni specifiche. Quindi è una luce che, ad esempio, ha una polarizzazione attraverso certi piani precisi. Avendo una polarizzazione lineare lungo un piano, se noi andiamo a selezionarla con il materiale dicroico che vi ho detto, è possibile tagliare quel tipo di luce. E quindi, ad esempio, la luce dei riflessi che vengono dal mare o da una piscina o dall'acqua, oppure i riflessi su una finestra o i riflessi dal finestrino di un'auto, dalla vetrina di un negozio, possono essere eliminati usando un filtro di questo tipo, oppure se non eliminati del tutto, almeno ridotti. Però, ovviamente, voi dovrete ogni volta, siccome le condizioni di luce sono sempre assai diverse, dovrete ogni volta andare a vedere col vostro occhio qual è la posizione dell'angolo di rotazione di questa ghiera che vi permette di tagliare al meglio la luce che voi vedete. Nel caso di che si voglia rendere più contrastato il cielo e tagliare la luce diffusa dalle particelle sospese in atmosfera e quindi avere più limpidezza nelle foto, meno riflessi, meno pulviscolo in atmosfera, diciamo, e un cielo più netto, più contrastato. Quello che bisogna fare è puntare non nella direzione del sole, neanche alle nostre spalle rispetto al sole, perché la luce che ci arriva in quella direzione è prevalentemente diretta e quindi non ha una prevalenza di una certa polarizzazione. Invece la luce che ha prevalenza di polarizzazione è quella che ci arriva da una direzione a 90 gradi, rispetto a noi che siamo il punto di osservazione e la posizione del sole, ovvero posizionata così. Noi siamo qui. Fate conto che noi siamo qui sul pollice. Il sole è qui. E il punto che noi stiamo osservando è questo sulla mano, quindi il cielo, questa zona di cielo rappresentata dalla mano, mentre il sole è qui, manda una luce polarizzata in una certa direzione che noi possiamo tagliare se osserviamo da qui. Quindi, quando fate queste foto e volete avere un cielo più contrastato, dovrete puntare a 90 gradi rispetto alla posizione del sole, cioè fare un angolo di 90 gradi con la vostra direzione. Ed è qui la luce che potrete tagliare. Se invece puntate più verso il sole, praticamente non riuscirete
Girate questo filtro, vedrete che la luce non cambia più di tanto. Il maggior effetto di questo filtro polarizzatore ce l'avete appunto puntando da questa parte, quindi non verso il sole, ma a 90 gradi rispetto alla posizione del sole, che può essere di qua o anche dall'altra parte, ovviamente. Cosa molto interessante che posso raccontarvi e che riguarda tutto quel che vi ho appena detto è che la polarizzazione della luce nel cielo e della luce in arrivo dal sole e diffusa da varie zone del cielo è molto importante, ad esempio per la navigazione, per l'orientamento. Diciamo che l'abbiamo usato questo metodo noi uomini e lo usiamo ancora in determinate posizioni o per capire qual è la posizione quando ci si deve orientare, anche se il sole non è direttamente visibile, perché se il sole è coperto da nubi, ma oppure è sotto l'orizzonte, come quando ci si trova per molto tempo nelle zone polari o subpolari, dove il sole rimane sotto l'orizzonte, praticamente si può stabilire qual è la posizione del sole andando a vedere qual è la polarizzazione della luce che arriva da un pezzetto di cielo libero e scombro che possiamo osservare, o anche in una giornata nuvolosa, appunto, se noi se abbiamo un pezzetto di cielo libero e andiamo a vedere qual è la polarizzazione della luce in arrivo da quel pezzetto di cielo, è possibile ricostruire, appunto, per quel che vi ho spiegato, qual è la posizione del sole, anche se noi non lo stiamo vedendo perché è nascosto. E questo fenomeno è importantissimo, viene usato, si è dimostrato che viene usato normalmente tutti i giorni dagli insetti e da particolari categorie di insetti come le api, ad esempio, per orientarsi. Le api per tornare al proprio alveare, per orientarsi, spesso usano gli effetti di polarizzazione della luce perché i loro occhi, come quelli di altri animali, non so, altri insetti oppure dei granchi particolari. Ci sono vari studi che sono stati fatti sui sistemi ottici degli occhi di vari animali, ma soprattutto le api, si è visto, si orientano proprio sfruttando questo sistema perché riescono a essere sensibili, riescono a determinare qual è la polarizzazione della luce che stanno osservando e quindi attraverso questo effetto si è dimostrato che riescono a orientarsi. Proprio dei ricercatori hanno fatto degli esperimenti mettendo degli occhiali, si può dire degli occhiali col Polaroid alle api e vedendo che praticamente il loro senso dell'orientamento switchava, aveva una variazione. Proprio una variazione costante di un certo angolo che era determinato dal fatto che loro avessero variato la loro capacità con dei filtri Polaroid, la loro capacità di analizzare la polarizzazione della luce. Quindi ricordatevi che quando mettete degli occhiali polarizzati o usate dei filtri polarizzatori, degli insettini molto intelligenti e molto ben fatti, come sono le api, praticamente dei filtri, dei sistemi di questo tipo se li portano già inseriti, già appresso nel loro sistema ottico e quindi riescono già naturalmente a sfruttare questo effetto fisico e a orientarsi così. Bene, ora direi che con le chiacchiere la smetto proprio, con i sussurri e le chiacchiere, e torno ai semplici rumori. Mettiamo via questo filtro e torniamo solo ai rumori. Finirò di farvi vedere gli altri tre filtri che mancavano, che sono dei semplici filtri neutri. To say something to my English followers, I'm sorry, I have talked just in Italian for a long time now, I did some long physical explanations of what is a polarization filter and how it works, and which is the physics that understate to this phenomenon. Now just add some crinkles, and I'm going on showing you the last three filters.
matter use simply to diminish the amount of light that comes inside the lens of the camera. Questi film.
Questo è l'otto, probabilmente, credo sia il più scuro dei tre. Poi ci dovrebbe essere il 2 e il 4, credo. Oppure c'era il 4, l'8 e il 16, che vuol dire, non mi ricordo più, ora vediamo. Prima stavo dicendo in inglese, non mi ricordo se l'abbia detto anche in italiano, che se avete bisogno di filtri, se mettete un filtro che non è lavorato bene, con un vetro che non è ottimale, attaccato a un obiettivo che invece ha delle lenti spettacolari, praticamente il filtro vi rovinerà l'immagine per certi versi. Quindi, se volete dei filtri veramente, veramente professionali, dovete andare sulle Marche o la Nikon, quelli di serie, oppure sulla Hoya, che fa da sempre una marca di filtri molto conosciuta, o anche altre marche, insomma. Certo che anche lì poi c'è un vasto mercato e una vasta scelta, insomma si può andare da cose un po' più economiche a cose molto più ben lavorate, che quindi costano anche di più. Ci sono filtri così che possono costare un occhio della testa effettivamente, ma non è quello che serve a me. Posso adattare a questo.
posso usare in qualche modo. Basta, adesso non parlo più e la finiamo. Farò solo un po' di suoni per finire questo video e poi vi saluto. Now, dear friends, I stop talking and chatting and chitty-chatting and I only continue with some crinkles and sounds and then I will say goodbye to you. Always hoping you will have liked this video and you will subscribe, let a like or a comment. Questo è un ND2 filter. Ok. ND2 filter. Always 55 millimeter. Prossimo video.